Si tratta alla fine di una grande azienda per il turismo. Noi abbiamo un turismo in Toscana che tiene, che funziona, cresce anche in controtendenza rispetto ai dati nazionali, soprattutto nelle aree interne, nelle città d'arte. Però abbiamo il problema di costruire un'offerta turistica adeguata, con un'ospitalità adeguata per i grandi ricchi del mondo, ecco, per coloro che hanno bisogno di un'accoglienza di livelli straordinari come quella che qui può essere offerta. E queste sono aziende che possono dare lavoro a centinaia e centinaia di persone e con l'indotto forse superare anche le migliaia di persone. Insomma, è davvero come avere un'azienda di grandi dimensioni. Quindi io mi auguro che non solo questa proposta vada avanti nel più breve tempo possibile, siamo arrivati a buon punto, anche i comitati sono d'accordo, vuol dire davvero che allora si fa, ma che addirittura sia anche imitata in altre situazioni della Toscana. Ecco, per realizzare questo investimento ci sarà bisogno di spostare la strada Sì. e su questo ci sarà il Noi finanziamento regionale. abbiamo dato 100.000 euro perché si faccia intanto la progettazione. E poi abbiamo un conto di capire quant'è l'investimento da fare e già nel prossimo anno lo riposizioneremo. Avevamo già stanziato 9 milioni, poi la strada è stata cambiata, sempre appunto in rapporto con le proposte che sono venute dal Comitato, che sono anche proposte interessanti, Comunque, hanno diciamo, la migliorato pagherete voi. l'assetto. Una parte senz'altro la paghiamo noi, mi pare che rispetto ad un investimento che andrà nell'ordine dei 300 milioni alla fine. Insomma, risistemare la strada per consentire anche di ricucire tutta la tenuta di Caffagiolo, che peraltro diventa fruibile diversamente ad oggi al grande pubblico, io credo che sia una scelta giusta. E poi questa strada va addirizzata, insomma. Lì ci sono accaduti diversi incidenti. E che tempi avrà invece la parte, diciamo, burocratica, quella dei permessi urbanistici, la Ma io variante? credo che nell'arco di 6 mesi si potrà dare una risposta se tutto filerà Quindi prima di fine liscio. anno? Prima di fine anno spero di sì, poi Va fatta se una ci sono variante al tempi più PIT? lunghi. Deve essere fatta una variante che noi approviamo in regione, che i comuni ci devono presentare. L'intervento che è stato presentato oggi è un intervento ecosostenibile che punta a mantenere un po' il più possibile l'assetto originario di queste strutture bellissime. Sì, certo. Tutto verte sulla riqualificazione del patrimonio. Il patrimonio è vincolato con tutela diretta e indiretta, quindi abbiamo il cuore del progetto che è il castello e il borgo e poi 14 coloniche. Per cui tutto il progetto è ritornare indietro nella storia e far riassaporare alle persone che vivranno questa esperienza quello che è il vero valore della vita oggi, no? Riconciliarsi con la natura, che l'abbiamo un po' perso. E quindi venire a Cafaggiolo è fare un'esperienza, perché anche questi luoghi verranno riqualificati nel pieno rispetto del restauro conservativo, ma non togliendoli mai quella che è la loro identità vera e propria. Ogni edificio del borgo ha una identità vera che è quella legata alla funzione anche che svolgevano. E quindi chiaramente l'esperienza di vivere un soggiorno nel castello di Cafaggiolo o vivere nel borgo, magari dormire una notte nel fienile del borgo o in un podere sarà chiaramente un'esperienza diversa, ma anche fare, non so, un soggiorno nelle suite nel bosco che supportano come nuove edificazioni la spa nel bosco sarà certamente vivere comunque un'esperienza sempre diversa e quindi spero che insomma tutti gli ospiti saranno invogliati a ritornare a Cafaggiolo spesso. Come mai avete scelto proprio questo posto? Vi siete un po' innamorati di questo castello? È una storia lunga. E noi abbiamo una famiglia che sono tutto nato e lo nipote in Miami. E da sempre, abitando in Argentina, mio babbo in Lugano, sempre stavamo in giro
per l'Europa con nostro figlio, con mia donna, che quest'anno ha 50 anni, è sposato, e stiamo insieme dello 14. E sempre diciamo, bueno, l'America lo tiene tutto, igual che l'Argentina, però la cultura, l'educazione europea è una cosa più profonda. E era preciso e necessario di fare qualcosa al futuro della nostra famiglia, e che meglio che l'Italia. Noi andiamo per tutta parte, ma per noi è l'Italia. E abbiamo visto vari diversi posti, incluso abbiamo fatto in più di 15.000 km in la Toscana per vedere, ma noi come stiamo in questo business di albergo e di residenziale, lo principale è location, location, location. Dopo tu fai qualcosa male, ma si sopravvive.